Buongiorno, in queste giornate uggiose mi trovo a fare qualcosa di dolce, goloso, per tirare su un po' il morale. Naturalmente ho ancora tantissimi mandarini, quindi scelgo una ricetta in cui utilizzo proprio loro. Vado a preparare un pan di Spagna con uova, zucchero, un po' di farina. E ho aggiunto anche in questo caso un pochino di burro fuso proprio a poche gocce. Verso in stampini oliati e in alcuni vado a scegliere di utilizzare un pochino di crema al mandarino e cardamomo proprio come interno per farcirli. Verso quindi un primo strato di preparato per la torta. Dopodiché metto poca crema al mandarino perché essendo un po' più pesante, altrimenti tenderebbe a sfondare, diciamo così, la gentilezza della torta. E vado a ricoprire con un'altra piccola quantità, appunto, di preparato per torta. In questo ultimo, avendo un pochino meno ancora di crema, vado a mettere proprio solo in superficie. Il tutto messo quindi poi al forno. Per 15-20 minuti, essendo piccoli tortini, non è necessario un tempo molto lungo. Forno preriscaldato 160 gradi. Nel mentre che cuociono, ho messo all'interno anche dei vasetti con l'acqua per farli sterilizzare. E li utilizzerò poi per appunto conservare della nuova crema. Ecco qua adesso i tortini che sono pronti, li faccio giusto giusto raffreddare un pochino e nel mentre utilizzo l'acqua bollente che ho tirato fuori dai vasetti per utilizzare appunto come lavaggio dei piatti. Il sapone si scioglie subitissimo ed è così anche un recupero di questa acqua. Non resta che invasare ancora un pochino della nuova crema, posizionare i barattoli a riposo insieme a quelli preparati ieri con uva, alcol e zucchero. Il mio tortino è pronto per l'assaggio. Ancora un momento al lavoro per finire di sistemare il tutto e godermi davvero a questo punto solamente un momento di pausa. Quando sempre alla fine la prova assaggio. Sbrodolosamente buona. Per oggi abbiamo terminato, se volete iscrivetevi al canale. Lasciate un commento che mi fa sempre piacere e condividete con amici.